Buonasera e benvenuti in questo nuovo video gameplay su Coromon. Nella scorsa parte abbiamo affrontato la sfida dello specchio e l'abbiamo vinta. Non perdetevi quella parte, andatevela a vedere se ve la siete persa perché è fantastica, dove abbiamo sfidato la nostra stessa squadra, composta tutta però da Coromon perfetti. E non potevamo usare le cure durante la battaglia. È stata davvero molto molto interessante come battaglia e grazie a quella sfida vinta abbiamo preso il modulo scansione. Che non è questo, ma vi faccio vedere, è questo qui. Questo che con le stelline, che ci permette di trovare gli strumenti nascosti, cosa che ora vorrei mettermi come esatto, eccolo qui. Se ci fossero stati degli strumenti nascosti, ora non dovremmo più andare a cliccare su ogni singola pianta, ogni singolo vaso, rovistare in ogni singolo cestino di merda. Potremmo semplicemente premere questo pulsante, se c'è uno strumento nascosto, luccicherà l'oggetto su cui è nascosto quello strumento. Tra un episodio e l'altro sono anche andato a hard resettare questi 5 membri della mia squadra. Non ho hard resettato Patterbite perché per adesso non mi interessa tenerlo in squadra. E anzi, al primo Coromon interessante che posso aggiungere alla mia squadra, lui salterà quando non avrò magari nemmeno più problemi di soldi. E infatti vedete che dai 90.000 a cui ero sono sceso a 63.000. Costa 6.000 per ogni Pokémon, per ogni Coromon, volevo dire. Li ho proprio hard resettati, quindi ho resettato anche i punti che avevano preso prima che le catturassi, ok? Che erano pochi, per carità, questi li ho catturati tutti a livelli molto bassi. Però appunto, ora sono al massimo del loro potenziale. Non ho resettato Dugterra, se non sbaglio, perché i suoi punti erano comunque distribuiti molto bene. Avrei avuto uno o due punti in più da mettere, quindi per 6.000 gold non ne valeva la pena. Messo davanti Dugterra ed ora si parte. Vi ricordo nel frattempo di mettere un bel mi piace al video, di commentare, di iscrivervi al canale e di condividere questo video con chiunque a chiunque potrebbe piacere questo Coromon. Vedete, qui non ci sono strumenti. Andiamo verso il basso, dove non dovrebbe esserci nulla, in teoria. Guardate lì lo strumento nel cactus. Preso. Essenza proteica. Cioè, nel senso in cui non si dovrebbe andare avanti. Qui non c'è uno strumento. E qua invece c'è una cesta dorata. Coupon gratis, davvero? Cioè, ci permetterà di prendere delle cose gratis, quella da provare, eh? Ok, proviamo lo strumentino, eccolo là, un altro oggettino nascosto. Eccoci qui. Frutto Gao. Salve. Fra, ma come ho fatto a dimenticarla? La mia tavola da surf sarebbe dovuta essere nel mio zaino. Cavolo, fratello. Dovevo andare a solcare qualche onda alle grotte di Vermeer. I miei amici si staranno divertendo un sacco. Eh sì, mi spiace per te, caro mio, ma noi il surf ce l'abbiamo. Eccoci qui. Effettivamente mettere davanti Dugterra in un percorso acquatico non è il massimo. Mettiamo davanti Rhino Buds. Qui ci sarà uno strumento. Ah, non posso. Oh. Ho usato Flourish appare all'improvviso. Ho usato un modulo. Ho usato il modulo per trovare qualcosa di nascosto. Ed è uscito Flourish. Ok. Hold Taser. Sì, Hold Taser. Vai, paralizziamolo. E poi proviamo a catturarlo. È comunque un Coromon nuovo per noi. Ce l'abbiamo già visto una volta contro un allenatore che l'ha usato contro di noi. Questo non dovrebbe farci nulla. Infatti ci ha tolto un PS. Va bene. E andiamo a catturare questo Flourish. L'abbiamo paralizzato. Più di così non possiamo fare perché lo shotteremmo con qualsiasi attacco. Forse Patterbit potrebbe non shottarlo in qualche modo. Però non voglio rischiare, va? Metti che poi questo è raro. Non credo sia raro, sinceramente, ma metti che lo fosse. O metti che lo sia. Continua a uscire dallo spinner, però. Dovrei insegnare forse falso finale ad un mio Coromon. Perché così diventa difficile catturare dei Coromon. No, non mando Patterbait. Proviamo a usare uno spinner argentato, va? Se quello normale non va, questo dovrebbe essere meglio. È come l'equivalente della Mega Ball, per intenderci. E infatti ha fatto un giro in più, però non è entrato. Dai, dannato. Usa. Dannato Flourish. Continua a uscire. A me, tra l'altro, ha dato l'impressione, questo Coromon, che non abbia proprio una vera e propria probabilità di cattura per quanto riguarda i Coromon avversari, Coromon selvatici, ma che tu debba superare una sorta di valore tra lo spinner che usi e la probabilità di cattura che esiste
per poi catturarlo. Ok, se tu non superi quel valore lì, continuerà a lanciare Infinity Spinner ma non entrerà mai. Tipo qui dovrei indebolirlo, ma... con cosa lo indebolisco? Mandiamo Patterbit. Proviamo, perché qua altrimenti è un casino. Questo li shot, questo lo shot con qualsiasi colpo. È troppo forte. Se dire che Patterbite è troppo forte è una cosa forte, No, però devo per forza insegnare. Devo insegnare un falso finale al mio Coromon. Altrimenti non andiamo da nessuna parte. Questo senti, lo tiriamo giù, pugno di precisione, via. Se sopravvive è buon per lui, altrimenti addio. Appunto. Come pensavo, non sopravvive. Ok, direi di insegnarlo a Patterbit se può impararlo. Patterbit sommario. Vediamo, Mosse. Allora. Andiamo un po' a vedere se c'è. Colpo tattico. Esatto, questo. Abilità. Devo togliergli qualcosa. Togliamogli. Sonde no, è buono. Possiamo togliergli pugno di precisione. No, è l'unico attacco buono che ha. Pugno volante che è di tipo normale, effettivamente. Però può confondere il nemico ed è buono la confusione. Colpisce il nemico nel suo punto debole. Togliamogli i pugni di precisione, va. Oppure cambio di marcia. Togliamogli i cambi di marcia. Tanto questo Coromon lo usiamo solo per catturare gli altri Coromon. Io qua volevo solamente... Ok, se tu usi... Ah, perché Ok, se sei in mare usi direttamente la canna da pesca. Quindi posso... Posso spammarlo? Sì, posso spammarlo, ok. Cosa sale? Oh, un Tinshell. Non dirmi che era raro quel Flowish, perché guarda... Proviamo un'altra volta. Niente, ha boccato. C'è qualcosa che ha boccato, vediamo se esce. Ok, no, non penso fosse raro allora. Flowish. Allora, lo paralizziamo con Rhinobuzz. Ecco, fatto. A mali estremi, estremi rimedi. E via, mandiamo Patterbite. Lui è paralizzato e non può muoversi, quindi useremo colpo tattico. Tac. Appunto, lo lascio ad un PS. È l'equivalente di falso finale, però a differenza di falso finale, se noi adesso attaccassimo ancora con colpo tattico, in teoria lo uccideremmo. Ora possiamo usare uno spinner normale e catturarlo senza troppi problemi, perché ha paralizzato con un PS, entra di sicuro, vero? Ok. Perfetto, guardiamo il sommario, assolutamente sì. E ok, non comune però, rarità non comune. Colpo, agilità e nubifragio. Il Coromon cura un membro della squadra per curarlo da tutti i problemi di stato. E dai, non male. Lo tengo, ovviamente. E non, gli do un soprannome. Per poi inviarlo al deposito Coromon. Va bene, punti esperienza inutili per noi in questo momento. Così pochi, non ne vale la pena. Ed entriamo a questo punto nella caverna. Tra l'altro ciò vuol dire che nell'acqua non incontriamo Coromon selvatici, ma solamente se lo vogliamo noi, se ci mettiamo a pescare. C'è qualcosa che ha boccato, vediamo, Oh, oh, Gella! Mi sa che abbiamo visto la sua evoluzione, tra l'altro. Quando combattevamo contro gli allenatori nella piramide, mi sembra un paio di loro ce l'avessero. Confusione, ok, ci confonde, va bene. Squadra, no, squadra. Vai, Patterbit. Così velocizziamo un botto le catture, ragazzi. Non dobbiamo stare a spammare spinner. Bello tra l'altro anche lo sfondo qui con i raggi di luce. Molto carino. Ok, luce usa questo attacco. Ci fa pure colpo critico. Mentre noi usiamo colpo tattico. Immagino che Gella come difesa tipo abbia 0. Così a vederlo così, no? Ok, però ci confonde. È fastidioso. Fortunatamente lo catturiamo e poi potremo fare fuga in qualsiasi situazione. Tra l'altro di Coromon di tipo acqua già ne avevamo un po'. Abbiamo il nostro Uka, com'è che si chiama? Il nostro Fiddly che si è evoluto. Abbiamo Tinshell. Ne abbiamo un po' di Coromon tipo acqua, Questo è comune. Ok, raffica spumeggiante, confusione punture.
purificatore. La pioggia ha un effetto calmante su questo Coromon. Cura tutti i problemi di stato. Che carino. Lo tengo. Noi gli diamo un soprannome e lo inviamo al deposito. Solite punti esperienza inutili. Ok, a questo punto direi di... Posso scendere qui, tra l'altro. Direi però di usare... Esatto. Per fuggire da un po' di lotte e levarci la confusione. Vai. Fallo di nuovo. Dai, su, su, su. Tanto qui posso magari provare a vedere se c'è uno strumento nascosto qui. Queste rocce non sembra esserci. Dai, niente, sta boccando. Su, su. Ok, perfetto. Magari troviamo anche un Coromon... Shinshella! Stavo per dire appunto un Coromon diverso. E Shimshel è uno di queste. Ok, squadra. Vai, Patterbeat, è tutto tuo. Ah, però lui aspetta. No, no, no. Mandiamo... Eclittor oppure Bearliss. Vai, mandiamo Bearliss. Con Graffio non dovrebbe ucciderlo. Anche perché mi dà l'idea di avere buona difesa questo tipo. Questo Shimshel. Quindi Graffio. Esatto, resiste. E in teoria dovrebbe resistere ancora, eh. Vai, un altro Graffio. Dovrebbe resistere di nuovo, infatti. Niente, ci lancia questa cosa lui. E noi invece lo usiamo un bello spinner. E anche Shimshel sarà catturato. 4 PS paralizzato, meglio di così. Infatti. Guardiamo nel sommario. Qua difesa fisica alta, come sospettavo. Non comune. E colpo di cristallo. Scaglia da 1 a 3 proiettili. Ok. Con un aumento della probabilità del colpo critico pari al 25%. Questo su... Come si chiama? Su Fiddly. Sarebbe fantastico. Su l'evoluzione di Fiddly sarebbe incredibile. Spazzata di coda. Il Coromon spazza via la squadra avversaria con la sua enorme coda, infliggendo danni con una probabilità del 50% di sbattere a terra. Usare questa mossa per prima. Che strano. Testone. Ok, non subisce danni da rinculo. Ok. Lo tengo, ovviamente. Noi gli do un soprannome e lo inviamo al deposito Coromon. Ok. Ah, Ureno Balza pure salito di livello. Ok. Abbiamo anche un obiettivo sbloccato. Va bene. Io voglio vedere se si possono trovare dei Coromon qui. Oltre a usare questo, non ci sono strumenti invisibili, va bene. Ah no, che c'è l'erba alta dentro questa zona, quindi non si incontrano Coromon a caso. Solamente nell'erba alta. Qui. Aha, due strumenti invisibili. Mossa istantanea, pace interiore, va bene. Andiamo con la nostra barchetta e qui troviamo uno strumento. Frutto Tama, oltre ad un altro invisibile qui, torta di ghiaccio. Ok, proviamo a pescare anche qui, vediamo se la confusione se ne va, forza. Andiamo qui al sole, magari cambia qualcosa, non penso, eh. C'è qualcosa che ha boccato, attenzione. Vabbè, un Fiddly. Ok. Un Fiddly. Fuga. Ok, Rhinobuzz e Patterbeat non sono più confusi. Bene, possiamo allora andare a combattere l'allenatrice. Prima di muoverci in quella grotta. Non abbiamo trovato un Coromon selvatico in quell'erba alta, eh. Vai, addestratrice. È tutta una questione di competizione. Che ne dici della lotta Coromon tra noi due? Ma certo, regina, con un solo Coromon. Che manda a campo Atlantern. Oh, l'evoluzione! Beh, mi dispiace che verrà shottata da colpo di fulmine. Lui comunque è più veloce. Vabbè, anche di 4 livelli più alto. Addio, non hai difesa speciale. E il mio invece ha un altissimo attacco speciale, quindi ti shotto. Questo mi vale tantissimi punti esperienza, eh. Oh sì. Parte del suo potenziale risvegliato. E lui sta tirando su. Attacco speciale e PS. Vai. Oh, folata tempestiva. Il Coromon lancia delle fulmine scariche elettriche che infliggono danni e hanno una probabilità del 15% di causare paralisi. Questo attacco va sempre usato per primo. È meglio di colpo di fulmine? Ni. Perché questo toglie anche i PE, ricordiamolo. E... Spinta corporea me lo tengo, a questo punto però posso toglierli. Morso velenoso. Perché contro i normali possiamo usare... altro.
Cioè contro i tipi di tipo terra lui usa spinta corporea. È un attacco speciale, quindi sì, dai, disabilitiamo lui e mettiamogli folata tempestiva. Bearalis è al 42, ottimo. E si può proseguire. Vediamo, di qua c'è qualcosa di nascosto? No. E di qui si arriva a un vicolo cieco. Qui c'è una grotta che è stata chiusa, lo vedete? Qui. Non ci sono strumenti nascosti, quindi torniamo direttamente di qua. Abbiamo preso un botto di esperienza, abbiamo fatto due livelli grazie a quell'allenatrice. Ottimo così. Ok, continuiamo a non incontrare Coromon però, nell'erba alta. Strano. E proseguiamo. Strumento invisibile qui, ottimo. Questo ci velocizza di un bel po' l'esplorazione. Non dobbiamo fare giri dell'oca strani. Allenatrice nascosta. Ehi scemo, mi hai appena spruzzato acqua in faccia apposta? Immagino che devo darti una lezione. Va bene. Lars. Che manda in campo chi? Ah, Fibio. Ho un colpo di fulmine apposta per te. Zampillo, va bene. Colpo di fulmine, addio. Con tutto l'attacco speciale che ha, ragazzi, Rhinobuzz tira giù qualsiasi cosa, eh. Aroara. Ok, lui è di tipo ghiaccio, il che vuol dire che subisce due perda colpo pesante. Addio. Spinta corporea. Beh, forse non lo shot in realtà, perché non ha molto attacco. Ok, la difesa fisica è aumentata di molto, a questo punto andiamo di colpo di fulmine. E via. Niente male, Rhinobuzz? Con le statistiche riordinate, tra l'altro, ancora meglio. Biralis ha risvegliato parte del suo potenziale, a lui invece sto tirando su attacco fisico e difesa fisica. Due di attacco fisico, uno di difesa fisica. Nimble, o meglio, l'evoluzione di Nimblegar, Sheertooth. Addio, con colpo di fulmine. Vai. Zampillo, va bene. E addio, Sheertooth. Dovrebbe avere tra l'altro un'alta difesa speciale lui. Eppure l'abbiamo one-shottato. Ok. Continuiamo. Bello che non si incontrino Coromon selvatici nell'acqua, a meno che tu non li voglia pescare. Bello. Che strumento ha dato però a Rhinobuzz? Mi sembra il frutto, no? Scusami. Sposto oggetto. Ah, frutto giuba. Ok, perché non lo usa? Stupido Rhinobuzz, perché non lo usi? Tanto qui prendiamoci un po' di conquista. Vai. Strumentino? Oh sì, è lì. Tac. Frutto sur. Oh, primo Coromon selvatico di questa grotta. Un Fibio. Volendo potremmo provare a catturarlo, ma credo che valga la pena fare così. Ora non ne vale più la pena perché ci ha avvelenati. Infame. Avremmo dovuto fare fuga subito. Però ci prenderemo un bel po' di punti esperienza. 1200 punti non si buttano via. Ok, cambiamo ora Coromon davanti. Ci sono davanti Coromon di tipo acqua, quindi non posso mettere da terra, sarebbe un suicidio. Andiamo davanti Bearlis. E ad Agterra dovrei dare il condivido esperienza, essenzialmente. Quindi spostiamo questo oggetto, che è il condivido esperienza, giusto? Gemma della patria. Sì, diamola ad Agterra, che sta tenendo gemma brillante. Sostituisce, scambia, scambia. Ok, così entrambi prendono quello che devono prendere. Ora Beardis in teoria prende anche più esperienza. Che bello questo! È tipo il mostro della palude, è il coso del pantano! Che tipo è acqua? Sì. Sei tipo acqua, quindi con questi ti sciotto. Tiramogli un graffio, va. Morso velenoso. Ok, non avvelenarmi, grazie. Mi ha avvelenato. Vabbè. Infame. Infamella. Graffio ancora. Doppio squarcio. Questo fa male. Ok, anche noi gli abbiamo dato un altro bel colpo, eh. Vai, altro graffio. Nubifragio, questo non ci fa nulla. È poco efficace. Pure colpo critico era quello.
La precisione è diminuita, ma noi un altro grafo riusciamo a tirarglielo. Ok. Ora dovrei usare uno spinner. Proviamo direttamente con uno spinner argentato, eh. Anche se ho paura che non entri. Questo swampa. Infatti. Nubio fragile di nuovo. Qua devo sostituirlo, Beardis. Assolutamente. Continua a prendere un botto di danni per il veleno. Tutti i danni che poi io dovrò curarli in qualche modo. Quindi sostituiamolo. Mandiamo un Clow. Che è un buon tank. Monsone. Non succede nulla. Ok. Possiamo fargli qualcosa. Lui non proprio. Non proprio. Possiamo solamente provare a catturarlo meglio. Tiriamoli uno spinner dorato, va? Che è l'equivalente di una Ultra Ball praticamente. Anche se qui c'è lo step successivo che è lo spinner platino. Preso, buono. Diamo un'occhiata, sì. Sarà comune, vedrai. Infatti, sapevo che era comune. Ok, ha un buon attacco speciale e una buona difesa fisica. Nubifragio, doppio squarcio. Doppio squarcio è fortissimo, eh. Monsone e morso velenoso. Monsone cosa fa esattamente? Evoca una pioggia battente durante la lotta, aumentando l'efficacia dei coromi tipo acqua. Ecco perché non ha avuto effetto, perché l'avevamo già evocata noi la pioggia, grazie a Uka Claw. Il che lo rende immune alla scottatura. Beh, ok, immunità ad uno status. Lo tengo. Non gli do un soprannome. E lo invio a deposito. Ok, altri punti esperienza. Dugterra al 39. Va bene. Niente male. Ora però devo curarmi un po' di Coromon. Devo mettere davanti qualcun altro, mettendo davanti Cliptor. E qui abbiamo delle conquiste. Scopri tanta specie di Coromon. E abbiamo anche Platino. No, spinner statico da consumare, da riscattare. E a questo punto però devo curarmi un po' di Coromon. Torta PS Small. Vai. Curiamoci un po' Bearlis. E Rhinobuzz. Eccoci qui. Ora, spero di trovare altri Coromon. Andiamo un po' in questa erba alta. Dobbiamo poi fuggire. Ah, ma ho messo davanti. Giustamente ho messo davanti quello che fa da repellente naturale. Ok. Ecliptor. Uragano. Ho modo di ucciderlo in un colpo lui? Nope. Non credo proprio, no. Facciamo fuga. Facciamo così finché i nostri Coromon non guariscono dal veleno. Vediamo un po' chi si trova in questa grotta, eh. Vediamo un po'. Non voglio andare subito a vederlo tramite la mappa del mondo, perché mi pare un po' brutto. Ok, per un po' di spoilerarmi. Voglio vedere chi si trova qui. E qui giustamente si trovano anche i Taddle. Ok, uno si è ripreso dal veleno, che è Rhinobuzz, mi sembra. A questo punto potremmo rimettere davanti lui. Ecco fatto, e andare. Vamos. Vai, altro scan e non c'è nessuno, va bene. Scannino, niente, nemmeno qui. Qui, nemmeno. Nessuno strumento invisibile. Oh, Matishan, ah, eccoti. Attenzione, il localizza essenza è preso dal tuo collega, è davvero preciso. Sta andando tutto per il verso giusto. Con tutti questi strumenti sotto il nostro controllo, Ran risorgerà ancora. Cosa? Chi? Ma cosa tramate? Oh, sarà fantastico. Lo vedrai presto. Va bene. Ok, parlo di nuovo al contrario. Abbiamo trovato le essenze. Significa che il dispositivo è preciso. Ok. Dovremmo cominciare gli scavi al tempio. Sì, ma prima Rowler, diamo all'umano un'occhiata di come sarà il futuro. Liberateli. Ah, con questo in mio possesso mi sembrava di essere a casa. Ma per adesso queste bellezze saranno una favolosa distrazione. Coromon modificati? Sì, le scintilla. E noi andiamo avanti Rhinobuzz. Mannaggia loro. Devo mettere subito Uka Claw. Squadra, Uka Claw, vai, manda.
Con questo li shottiamo entrambi. Sabbie mobili, va bene, lo dovremmo reggere. Esatto, abbiamo una buona difesa fisica, lui però ci diminuisce la velocità, va bene. E furia oscura, questo ci ha fatto molto male. Ci ha fatto molto male, eliminiamolo subito lui, che ci ha usato furia oscura. Mega assorbimento, in difesa speciale non è buono il nostro, infatti prende parecchio danno. Altro mega assorbimento di Sentilla. Ok, per favore colpisci due volte o perlomeno shottalo. Cosa? Non è di tipo acqua? Ah, è vero, è di tipo scuro. Quindi non so che cosa gli faccia più male o meno. Usiamo di nuovo spruzzo su di lui, ma probabilmente morirà il nostro. Chi se lo ricordava che era uno tipo diverso? Ce l'ha anche detto Rigel nello scorso episodio, eh. Addio Ukaclaw, il nostro Coromon più forte che se ne va così. Sappiamo che l'acqua però non gli fa molto. Mandiamo Ecliptor, che è un attaccante speciale e loro dovrebbero avere meno difesa speciale. Gli diminuiamo anche l'attacco di uno, che non è male, e usiamo Voodoo. Che sabbie mobili, sono comunque più veloci loro, e questa cosa è strana. Ci diminuisce anche la velocità. Furia oscura ci fa un male boia. E ci ha colpito due volte. Per favore usa Voodoo e non fallire. Ok, vediamo quanto rifacciamo ora. Ok, ha preso l'altro, va bene. Gli facciamo pochissimo. Si mangia il frutto giuba. Però è un casino qua, ragazzi. Usiamo un altro Voodoo. Oh, devono recuperare i P anche loro. Ok. Sabbie mobili dovremmo reggerlo. Buono. Vai, un altro Voodoo. Stiamo attaccando con un Coromon che ha un attacco speciale altissimo. E gli facciamo pochissimo danno. Non è molto efficace, ok. Proviamo con qualcos'altro. Proviamo con le punte fantasma che colpiscono per prime su quel Sentilla. Niente, comunque attaccano prima loro, è assurdo. O che anche quella mossa abbia una priority. Altrimenti non me lo spiego. Ok. Allora, mandiamo da terra. E usiamo morso velenoso su di lui. Ecco, lui deve riposare. Ok. Non gli facciamo molto. Non è molto efficace nemmeno il veleno. Mega assorbimento invece potrebbe far male ad Agterra. Sì. Tra l'altro, cioè, non gli facciamo danno letteralmente. Sabbie mobili, vai. Quanto gli fa con questa? Un po' di danno glielo fa, ma non è molto efficace. Perlomeno la velocità è stata diminuita. Dobbiamo riuscire a tirarne giù almeno uno, altrimenti è un casino. Altre sabbie mobili, mi ha diminuito di 2 la velocità. Male. Non pensavo fossero così forti questi, è peggio di un boss, ragazzi, eh. È peggio di un boss. Se non riusciamo ad attaccare prima dell'altro è un casino. Ok, abbiamo attaccato, buono. Quello ora è in range di kill. Mega assorbimento, va bene. Non ci prende molto. Ora perlomeno almeno uno se ne va. Ora dobbiamo riuscire ad ammazzarne almeno uno. Con Rhinobats. Rhino e usiamo colpo di fulmine direttamente su di lui. Ok, deve fare un pisolino buono, non può attaccare. E quell'altro usa onda sismica. Quanto mi fa? Ok, non molto, anche se era molto efficace. Con questo dovrebbe essere eliminato. Colpo critico, buono. E non è molto efficace. L'elettro non è molto efficace. Non prendiamo nemmeno punti esperienza, tra l'altro, stronzi. Proviamo con il metallo, con il pesante. Lui deve recuperare, ok. Spinta corporea. No, non gli facciamo assolutamente nulla. Mazzo. Paralizziamolo. Furia scura non ha colpito. Buono. Poi, colpo di fulmine. Gestiamola un po' così. Beh, gli facciamo però abbastanza danno con colpo di fulmine. Ok, buono, gli abbiamo anche diminuito il PE, mangiando un altro turno. Facendogli mangiare un turno, appunto. Altro colpo di fulmine. Facciamo un bordello di danno, eh. Davvero tantissimo.
E un altro colpo di fulmine, dovrebbe morire. Ole. Ole, dai, buono. 44 per Rhinobuzz. Ammazza, oh. Tra l'altro mi vedete molto più scuro perché il sole continua ad andare via e la luce sballa. Cosa fanno questi Coromon? Bella domanda. Mi disintegrano la squadra, ecco cosa fanno. Sti infami. Allora, chi è qua ancora vivo? Ho questi morti. Però Beartlys e Rhinobuzz, che sono quelli che dovrebbero funzionare meglio in questa zona, ce li ho ancora up. Quindi li tengo. Per adesso andiamo avanti. Ah, tra l'altro lì sotto non ho... Volevo usare il... Ok, vabbè, facciamo fuga. Volevo usare lo scansionatore, non me l'ho dimenticato che in acqua invece... Appunto peschi facendo questa cosa. Vediamo un po' qui sotto cosa c'è. Fizzbord, bello! Questo lo voglio. Paralizziamolo. Sono curioso di vedere anche la sua evoluzione. Non ricordo se l'ho già vista, se l'abbia già vista. Mi ha confuso, sto infame. Con questo lo sciotto però. Squadra. Mandiamo Butterbite, vai. Dello stesso livello di Blitzbird. Però Blitzbird è paralizzato perlomeno. Infatti non può muoversi, buono. Ed ora dovremmo riuscire a fargli un bel pugno di precisione. Vai, non dovremmo ucciderlo in teoria. Ma manco per niente, appunto. Facciamogli un altro. Lui continua a rimanere paralizzato. Boom. Buono. E questo entrerà nel nostro... nel nostro spinner, vai. È da un po' che non troviamo un Coromon potente, eh? Perfetto, non l'abbiamo ancora trovato. Ah, si libera addirittura. E usa becco. Va bene. Usiamo uno spinner argentato, allora. Dovrebbe entrare con questo. Buono. Diamo un'occhiata al sommario. Rarità comune. Neve sporca, becco, permafrost e barriera di ghiaccio. Voglio vedere esattamente cosa fa barriera di ghiaccio. Il Coromon alza una barriera di ghiaccio per 3 turni. Chi entra in contatto con essa subirà congelamento. Questa mossa va sempre per ultima. Ok, buono. È così freddo che toccarlo può causare il congelamento dell'attaccante. Va bene. Lo tengo. Non gli do un soprannome e lo invio al deposito. Buono così. Ora però che lui è confuso, mettiamo avanti Beardis. Abbiamo delle conquiste da fare qui. Ok. E possiamo scendere di nuovo. Oggettini nascosti? Non qui. Però abbiamo un allenatore. O meglio, un addestratore. Ehi! Queste tavole da surf motorizzate sono perfette per cavalcare delle dolci onde. Ma non ne vedo nessuno in giro. Oh, ho capito. Creiamo le nostre onde. Va bene, 8. Tutto quello che vuoi. Mudma. Tipo spettro lui, eh? Ricordiamolo, tipo spettro. Ci sarebbe servito il nostro buon cane. E invece dovrò andare in palla di neve. Palla di neve, via. Facciamo un buon danno. Calcio volante. Si aumenta la probabilità di colpo critico. Speriamo di abbatterlo con palla di neve. Non ha colpito, ecco, questo non ci voleva. Ma questo inizia... Ok, inizia a fare... Ah, vendetta però potrebbe fare parecchio male ora però, eh. Non tantissimo in realtà. Ah, perché era anche meno efficace, giustamente. Ci diminuisce la velo... No, la difesa speciale è diminuita di molto. Mannaggia lui. Abbattilo, per favore. Oh, colpo critico? Niente. Qua... Wow. Però questo non è un attacco speciale, infatti, quindi... Graffio e via. Addio Mudma. Buoni punti esperienza per Beardis. Tampod. Ok, tu sei tipo terra, giusto? Sì. Insomma, tipo terra. Qua è un casino perché ha anche la difesa droppata di 2. Mandiamo Patterbite come sacrificio, va. Giusto per switchare. Come sacrificio, valanga di pietre. Va bene. E usiamogli un pugno di precisione. Altra valanga di pietre. Niente, Patterbite è morto. Dicevano che era forte questo Coromon.
e rimaniamo Bearless. Bearless non dovrebbe avere come debolezza... ok, ha il pesante. Però quello mi sembra un attacco terra, non pesante. Vai, usiamo palla di neve di nuovo. Non gli facciamo danno, però è stato abbattuto, buono. Altra palla di neve. Poi potremmo usare una torta combo, frenetico, sì. Dobbiamo stare attenti qua. Altra palla di neve, speriamo di fare un colpo critico. Perché lui ha iniziato a usare frenetico. Non siamo riusciti a tirarlo giù. Infatti ci fa molto danno. Andiamo di graffio e finiamolo qui. Finiamo Dumpod. Ok, Peterbite ha risvegliato il suo potenziale. Continuiamo a tirargli su l'attacco speciale e... cos'è che ha lui? Attacco speciale e difesa speciale, volendo. Vabbè, ma... davvero, questo Coromon è da mandare a quel paese. Un Kaklou. Oh, oh. Ok. Oggetti, qua. Tocca prendere una torta combo M su Bearless. Buono. Illuminazione, questo è pericoloso. Lui ricordiamo che non ha difesa speciale, eh. E si è pure tirato su, quindi usiamo Valanga. Super efficace e non ha difesa speciale, dovrebbe fargli male. Quasi shottato, buono. E oh, congelato, che culo. Ok, la fortuna ci arride ogni tanto, graffio, addio. E un Kaklou proprio forte, eh. Ok, perfetto, Bearless al 44. E Dugterra al 40. Amico, non capisco perché i miei amici mi hanno trascinato in questa noiosa caverna. Ho bisogno di onde reali. Va bene. Continuiamo a proseguire da questa parte. Non volevo fare questo. Ok, andiamo qui. Oggettini misteriosi, niente. Oggettino qui invece, sì. Essenza eterea. Mentre qui possiamo andare giù volendo. O meglio, facendo così, sì, lo spostiamo giù. Mi servirebbe però l'altro. No. L'altro. Perché non funziona più? Tieni premuto. Oh. Il modulo spinta. Vai. E si può scendere qui. Dove troviamo un allenatore misterioso. Tra l'altro solo lui c'è qui. Questa cosa mi puzza. No, volevo fare il modulo... ecco qua, scansione. C'è uno strumento invisibile là. E dobbiamo però per forza passare contro questo allenatore. Facciamo così, ragazzi. Dato che abbiamo la squadra mezza morta, io torno al centro Pokémon, o meglio al centro addestratori, e li curo, tornando poi qui. Ma questo lo farò direttamente nel prossimo video, perché questo finisce qui. Io ti ricordo di mettere un bel mi piace al video se ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto. Al prossimo video!